La nostra idea di fare questo concorso dove la chimera può essere declinata in qualunque modo possa pensare l'artista che decide di partecipare ha portato a verificare e a vedere cose veramente simpatiche, così come le prime tre che si sono classificate. Il concorso è poi importante perché tutti i partecipanti ci regalano un quadro, l'unico che non ci rimane è quello che va al premiato, all'aretino che sceglieremo anche il prossimo anno, ma gli altri ci rimangono, battendoli all'asta ricaviamo qualcosa per cui il Lions continua a fare altri service, altre iniziative. Quest'anno il primo premio di Chimera Lions è stato aggiudicato a Stefanelli Torquato. È proprio una proiezione senza tempo che prevalica quelle che sono le aspettative proprio dei cambiamenti del periodo, perché ovviamente proviene da distanza, però oggi è presente, come diceva appunto prima Martini, Chimera ad Arezzo è tutto quanto, è la vita, diciamo, è l'emblema soprattutto. E vederla sotto un aspetto diverso, che non soltanto come figura statica e emblematica, ma anche soprattutto per il movimento che ha dato di immagine a tutta la città.